Vedete il mio schermo? Sì. Vediamo, vediamo. Ok. Allora, anche questa poi il prof ve la condividerà come lezione. Allora, la scorsa lezione abbiamo visto come installare i programmi e in molti mi avete mandato diverse email, poiché avete avuto diversi problemi nell'installazione dei programmi. In particolare, innanzitutto volevo sottolineare, per chi ancora non avesse installato, di seguire quanto detto nella lezione precedente, è che i programmi da installare sono appunto Anaconda e Python. E di seguire attentamente e, diciamo, non facendo esattamente i passaggi così per come sono elencati. Inoltre, i problemi che sono stati rilevati sono sostanzialmente due. Il primo, che è quello più comune, è quello in cui spunta una finestra nel momento in cui si apre la console di MS, che dice impossibile trovare il file Java W. E un secondo problema, che avete avuto anche in tanti, è stato che nel momento in cui dovete aprire JupyterLab, vi compare una schermata bianca, non vi compare nulla. Allora, per quanto riguarda il primo problema, innanzitutto dal punto di vista generale dipende dal fatto che non è stata creata in maniera corretta la variabile d'ambiente per Java. Il perché non l'abbiamo capito, ma comunque diciamo che la variabile d'ambiente in realtà si doveva creare nel momento in cui voi installavate l'ambiente GeoFrame licenza e nel momento in cui lo attivate. Ma non capiamo ancora perché questa cosa non avviene nel momento in cui voi attivate l'ambiente. Comunque sia, dato che in molti avete avuto questo problema, ora vi spiego come fare per risolverlo. Allora, bisogna creare sostanzialmente la variabile d'ambiente. Quindi aprite il pannello di controllo, andate su Sistema e Impostazioni di sistema avanzate e dopodiché dovete cliccare su Variabili di ambiente. Nel momento in cui cliccate su Variabili di ambiente vi spunta la schermata che vedete in figura e dovete prima di tutto guardare la parte in basso, cioè Variabili di sistema. In Variabili di sistema dovete cliccare su Nuova. Una volta che cliccate su Nuova, si aprirà una nuova schermata in cui appunto dovete inserire il nome della variabile d'ambiente, che si chiamerà Java Home. E attenzione a scrivere Java Home tutto in maiuscolo. Dopodiché, come valore, dovete inserire il percorso che vi ho fatto evidenziare nella lezione precedente, cioè quello in cui si salva automaticamente l'ambiente GeoFrame Vicenza, che nel mio caso è appunto questo, quindi io vi ho riportato dove si è salvato nel mio caso. Successivamente dovete andare in variabili dell'utente, in variabili dell'utente cliccare su Path, come vi ho evidenziato nella figura. Cliccare poi su ragazzi, vabbè. Cliccare su modifica. Una volta cliccato su modifica, si aprirà l'immagine che vedete qui a destra. Cliccare su nuovo e copiare il percorso nuovamente quello in cui c'è l'ambiente GeoFrame Vicenza Library e dovete aggiungere questo slash bin, così come vedete in figura. Dopodiché salvate e provate ad aprire la console di OMS. Cioè, facendo questa operazione, quindi creando voi manualmente la variabile d'ambiente e dando il percorso di Java, la console dovrebbe funzionare correttamente. Quindi questa è la soluzione al primo problema. Andiamo al secondo. Quando si apre la cioè quando aprendo JupyterLab spunta una schermata bianca. In questo caso dobbiamo interagire con il prompt di Anaconda. Quindi andiamo sull'Anaconda prompt e dovete scrivere, così come vi ho indicato nella slide, Jupyter Notebook. Qui diciamo, non so perché mi ha fatto questo errore. Comunque guardate l'immagine, c'è un doppio trattino, poi generate e config.
Premendo invio, il computer automaticamente scrive un file che si chiama Jupyter Notebook Config. Questo file lo trovate all'interno della vostra cartella utente, quindi in disco locale C, o non so quale sia il vostro disco locale, immagino anche voi abbiate C. Utenti, la vostra cartella utente, voi avete la cartella .jupyter. Dentro questa cartella .jupyter trovate il file Jupyter Notebook Config. Aprite questo file, ma lo dovete aprire però con Edit with Idle. Quindi cliccate col tasto destro e premete su Edit with Idle e si apre questo file. Questo file è un file abbastanza lungo e dovete posizionarvi però esattamente dove vi ho indicato in questa figura centrale, dove dice specify, what command to use, eccetera, eccetera. Una volta arrivati a questo punto, dovete attenzionare la stringa in cui compare Notebook App Browser, poiché quello che stiamo facendo sostanzialmente è modificare il browser con cui si apre Jupyter. Quindi cancellate questo simbolo, il cancelletto, e se per esempio voi volete scegliere Chrome, così come ho io, o non lo so, qualunque browser volete scegliere, che ovviamente si è installato nel vostro computer, cliccando sul tasto destro, col tasto destro sul browser andando su proprietà, si apre una figura, cioè si apre una schermata in cui compare questo percorso file dove c'è scritto destinazione. Qui vi è il percorso file, che è il percorso file in cui trovate l'eseguibile dell'applicazione. Questo percorso file lo dovete esattamente copiare lì dove eravamo poco fa nel file, quindi in Notebook App Browser. Attenzione quando lo copiate, perché dovete aggiungere prima della stringa una U e alla fine un %S. Quindi esattamente come ve l'ho riportato qui. Dopodiché salvate e aprite Jupyter Lab. In questo caso Jupyter Lab si aprirà con il browser di Chrome e dovrebbe funzionare. Ovviamente, intanto grazie, e ovviamente se continuate ad avere problemi scrivetemi, scrivete a me, scrivete al professore, se scrivete al professore a me mettetemi in cc in modo tale che così mi arrivino, e niente, speriamo che adesso vada un po' meglio. Se qualcosa non è chiaro ovviamente chiedetemi. Però non parla nessuno. Non parla nessuno perché? Ragazzi, mi sentite? Sì, sentiamo. Ah, ok, perfetto. No. Ci sono domande? Volete che vi rispiego più lentamente? Ditemi voi. No, mi sa che non ci sono domande. Avete avuto voi altri problemi oltre a questi due che vi ho mostrato? A parte i ragazzi che mi hanno già scritto e con i quali stiamo provando a risolvere, compresi anche i ragazzi che hanno Mac e Linux, che hanno problemi diversi da coloro che hanno Windows. No. Va bene. Allora, il prof.